Benvenuti a tutti voi cittadini saronnesi. Oggi siamo qui a Saronno, siamo in santuario, perché si ricorda una festa molto cara ai saronnesi e ai fedeli vicino alla città di Saronno. Abbiamo con noi il signor Giuseppe Colombo, che è un po' il responsabile dell'archivio storico. Le chiediamo, signor Colombo, come nasce questa festa del voto? Da quanti anni c'è questa festa del voto? Allora, questa festa del voto è nata, nel vero senso della parola, nel 1577. In conseguenza di una peste che aveva praticamente decimato la popolazione di Saronno. Perché c'è venuta la peste? Allora, il santuario Saronno si trova a un incrocio di strade molto importanti. Una strada che viene da Monza, quindi dal Veneto, poi attraversa Saronno, va verso Novara, il Piemonte e la Francia. L'altra che da Milano va verso Varese e quindi arriva alla Svizzera. Era un centro in cui convergevano tutti i paesi cittadini dei paesi limitrofi per il grande mercato, che c'era già il mercatone fin dal 1200, no? E quindi diciamo che Saronno stava bene, non so, perché tra i commercianti, tra i contadini e gli artigiani il lavoro ce n'era. Purtroppo però queste strade facevano sì che convergessero qui anche tutte le invasioni possibili e immaginabili. Parliamo di Veneti, dal Veneto venivano gli austriaci, poi dalla Svizzera venivano quelli del cardinale di Sion oppure i lanzichenecchi, arrivano francesi, spagnoli, insomma queste strade erano sempre percorse da questa gente che veniva a saccheggiare. E purtroppo, siccome non era gente molto pulita, portava anche colera o peste. La peste è cominciata nel 1576, la cosiddetta peste di San Carlo, e nel 1577, come dicevo prima, Saronno era praticamente decimata da questa infezione. Allora i deputati saronnesi, assieme ai frati francescani della chiesa di San Francesco, hanno deciso di fare un voto, ma un voto importante, perché hanno deciso anche di impegnarsi veramente a fondo andando da un notaio a mettere per iscritto tutta questa loro decisione, cioè fare la promessa di portare le candele tutti gli anni in santuario. Chiaramente le candele allora erano importanti perché era la fonte di luce per tutta la chiesa. E non è che ce ne fossero in giro a tonnellate, però per il santuario ne arrivano sempre in abbondanza, perché duravano tutto l'anno. Adesso sì, non ci sono più le candele perché chiaramente la modernità ci ha illuminati, ma però i saronnesi continuano ancora con l'offerta, la cosiddetta offerta della cera, che è un'offerta che serve a pagare un po', contribuire un po' a pagare la fattura dell'Enel, no? Anche quella è luce praticamente. Quindi la tradizione continua ancora adesso. Questa promessa fatta dai saronnesi aveva impegnato per iscritto anche tutti coloro che sarebbero venuti dopo di loro. La promessa dice perenne voto alla Madonna dei Miracoli, e quella parola perenne bisogna mantenerla. Ecco perché anche oggi, anche domani, speriamo, negli anni a venire, il popolo saronnese si senta impegnato a voler così assolvere questo impegno. Questa processione è stato deciso di farla il giorno dell'Annunciazione, cioè al 25 di marzo. Perché? Perché era il periodo in cui, giusto a marzo, la peste è cessata improvvisamente. È chiaro, miracolo c'è stato. E allora manteniamo l'impegno. Ci siamo messi qui proprio davanti a queste tele, che è un'annunciazione stupenda, come vedete, è di Camillo Procaccini,
Pensate che è stata dipinta nel 1596, guardate come si è conservata. Queste erano due pale che erano state poste ai lati dell'altare maggiore, cioè in un posto molto importante, no? Perché così era una festa molto, molto importante anche allora, e quindi hanno voluto ricordarla anche con questo. Come già diceva prima, la festa del voto inizia con una processione. Ci può dire come erano le processioni nei tempi passati, qualche decennio fa? Beh, io mi ricordo, perché sono nato, saranno quasi 80 anni fa, che le processioni sono sempre state incredibilmente infinite, cioè come partecipazione, c'era la popolazione, praticamente tutta Salerno partecipava a queste, si partiva allora con la processione dalla piazza San Pietro e Paolo e si veniva fin qui al santuario, ma c'era un codazzo di gente che proprio non, c'era partecipazione, e all'ingresso della chiesa c'erano dei cassoni dove la gente veniva con la candela che aveva comperato qualche giorno prima e la depositavano nei cassoni, quei cassoni che traboccavano di questi candeli di tutte le misure, perché a seconda dell'offerta c'era il candelino, il candelone, il candelotto, eccetera, eccetera. Lei quando era bambino, come viveva questa processione, questa festa? Adesso mi sta facendo ricordare cose un po' lontane. Però io, vabbè, c'erano papà e la mamma, bisogna andare alla processione, e allora si andava. Magari qualche volta si mugugnava anche, però insomma, tutto sommato alla fine c'era la festa, no? Come adesso c'è la banda che suona, per cui vabbè, era sempre un giorno diverso dal solito. Allora il riconoscimento alla Madonna per la grazia ricevuta, manco si pensava noi da ragazzi, si partecipava perché era un giorno di festa e basta. E beh, dopo invece ha acquistato un certo valore. Questa festa del voto nasce perché i saronnesi, come lei diceva prima, hanno fatto questo voto a Maria perché a Saronno infuriava la peste. Qual è oggi il morbo, se c'è qualche morbo, che infuria a Saronno? Qual è la preoccupazione che tiene sotto scacco i saronnesi? Ma adesso qui la cosa diventa un po'... perché Saronno è come tutti gli altri paesi del dintorni, c'è la disoccupazione, la mancanza di lavoro, questa è una peste che io ritengo forse quasi peggio dell'altra, perché purtroppo mentre l'altra ognuno può cercare di curarsi di che, con la disoccupazione purtroppo non si può. Poi c'è la, posso dire, la disonestà di molta gente. Io lo dico perché la penso, perché la disonestà è un cancro che poi uccide anche chi è onesto. Per cui... Bene, affidiamo a Maria la nostra città, affidiamo a Maria il nostro santuario e speriamo che Maria prosegua a stendere il suo mantello su di noi con la sua protezione. Del tuo seno, Gesù. Santa
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e a noi i nostri perché noi li rimettiamo ai nostri genitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Trascuro le cose di Dio, fa che rimanga sempre in ascolto della sua parola, fa che conservi la sua parola nel mio cuore. Sono con Monsignor Armando Cattaneo,
prevosto e parroco della città di Saronno, della comunità del Crocifisso Risorto. Oggi è una festa importante per noi saronnesi, per tutti i fedeli, è la festa del voto. Come ha vissuto questa festa del voto? Ah, devo dire sia come fedele che come cittadino, perché ha proprio due aspetti questa festa del voto. È una festa molto importante dal punto di vista religioso, e l'abbiamo visto con la processione, con la messa molto solenne che abbiamo appena celebrato in santuario, ma io credo che ci sia un aspetto anche molto civico, di grande valore, perché quando hanno fatto il voto i saronnesi non l'hanno fatto soltanto in quanto fedeli, ma proprio in quanto, tant'è vero che è coinvolta l'amministrazione civica, quindi il sindaco, quindi le autorità civili e militari. Ecco, questo mi sembra una cosa bella, perché il cristiano, prima di correre in chiesa, deve anche fare il suo dovere da cittadino. Siamo alla vigilia dell'elezione, del rinnovo del Consiglio pastorale. Cosa vuole augurare ai nuovi membri che entreranno all'interno di questo Consiglio pastorale e come sogna che sia questo Consiglio pastorale? Ma intanto mi auguro che ci siano tanti candidati, perché le candidature sono ci si autocandida, e quindi invito proprio i fedeli di Saronno a dire: beh, posso dare anch'io una mano. Chi entra nel Consiglio pastorale acquisisce uno sguardo molto ampio sulla città, e questo è un grande pregio, perché spesso ognuno vive, diciamo così, a casa sua, nel suo gruppo, nel suo giro, nella sua associazione, anche nella sua parrocchia. Invece questo punto di vista è paragonabile in qualche modo a chi lavora dentro, a chi si impegna nel consiglio comunale. Quindi mi sembra una cosa molto interessante e molto bella. E poi auguro che le persone che entrino siano persone molto libere, molto serene, che abbiano l'occhio acuto, profondo, per vedere i bisogni reali, perché non si può immaginare di andare lì semplicemente a sostenere una parte come se fossero delle lobby. È tutto un altro lo spirito della Chiesa, è proprio quello di capire le necessità, dove si va, dove va il mondo, dove va la storia, per poter fare in modo che la Chiesa cammini al passo dei tempi. Il santuario in questi ultimi mesi si è fatto bello. Si è rifatto per la grande iniziativa che abbiamo a Milano, che è l'Expo, ma penso e spero che si sia rifatto soprattutto per i fedeli saronnesi. Ci può dire qualcosa di questa esperienza fantastica che lei ha vissuto e ha guidato in prima persona? Sì, è stata proprio un'avventura, perché non l'abbiamo mica terminato, ci sono ancora tanti di quei lavori. Sicuramente l'Expo è stata una bella occasione, è stato lo stimolo, un qualcosa che ci ha spinto a muoverci velocemente. Allora, cosa abbiamo fatto? Beh, io credo che se uno oggi entra in santuario davvero respira un'aria di altissima qualità. Credo che oggi si presenti come una delle chiese più belle d'Italia, non di Lombardia, d'Italia, e le chiese più belle d'Italia sono le più belle del mondo. Quindi non stiamo vaneggiando, stiamo proprio dicendo cose secondo me fondate, fondatissime. E naturalmente continueremo a lavorare, perché tenere in piedi un'opera di questo genere e rinnovarla continuamente è un grande impegno. Spero che i saronnesi si sentano orgogliosi del loro santuario e lo sostengono, proprio come hanno fatto 500 anni fa i loro padri che l'hanno costruito, con un coraggio da leoni, scegliendo sempre i migliori, gli artisti migliori, gli architetti migliori, con veramente una grande carica. Io dico, se i saronnesi di oggi avessero il carattere dei saronnesi di una volta, Saronno andrà a gonfie vele, sempre. Grazie Monsignore, e grazie della sua disponibilità. Grazie a voi. Ecco voi un volto noto della nostra web TV, è il primo cittadino, ovvero il sindaco della città di Saronno. Lei, buongiorno innanzitutto. Buonasera. Lei oggi ha ripetuto l'offerta della cera durante questa solenne festa del voto. Come ha vissuto in questi anni
la festa del voto come primo cittadino? Beh, dal 1577 la tradizione, noi non c'eravamo, ma è un dovere, credo, da parte di tutti i saronnesi, in particolare di quanti credono in questi valori che i nostri avi ci hanno trasmesso. In questo momento, come rappresentante della comunità civile saronnese, ho dovuto volentieri, e mi sono preso questo impegno fin dall'inizio, di rappresentare l'intera comunità civile, portando all'altare ancora le 18 candele, perché questo è l'impegno, il voto che appunto nel 1577 i saronnesi espressero alla Beata Vergine dei Miracoli. Ricordiamo che il nostro santuario è dedicato alla Beata Vergine dei Miracoli e che la stessa città di Saronno fin dal 1959 è stata dedicata alla Madonna per il volere dell'allora sindaco Ceriani. Venivo al santuario anche prima di diventare cittadino, primo cittadino, anche perché Saronno è la mia città, ci sono nato, sono cresciuto, ho studiato e mi sono sposato 31 anni fa proprio qui al santuario. Quindi dicevo, è un dovere, ma l'ho fatto davvero col cuore, col sentimento, con la tradizione che ci portiamo dietro da sempre noi saronnesi. Io penso e spero che chiunque sarà la prossima amministrazione e il prossimo primo cittadino si possa e si debba proseguire con convinzione questa tradizione, perché bisogna mantenerla, bisogna mantenere fede a questo voto, soprattutto trasmettere e trasferire ai nostri giovani questo, perché il rischio è che si vada a perdere. I nostri avi ce lo hanno consegnato, questo voto, ce lo hanno trasmesso, il nostro compito è quello di perpetuarlo, fare in modo che questa tradizione, questa consuetudine non solo religiosa ma anche civile possa proseguire nel tempo, anzi dico alla luce anche di quelli che sono i tanti problemi, le tante pestilenze, perché anche oggi abbiamo delle peste, ci sono delle nuove pesti, anche alla luce di tutto questo credo che sia quanto mai giusto e quanto mai doveroso da parte nostra, come fedeli, come credenti, ma anche come cittadini saronnesi, mantenere viva questa bellissima tradizione. Quali sono queste nuove pesti che lei ha voluto ricordare? Ahimè, ai noi, diciamo, quelle che sono state anche richiamate durante la predica, l'omelia da Don Angelo Centemeri: la corruzione, la mancanza proprio dei valori che si vanno quasi a perdere, il terrorismo, le violenze. Io penso che si debba fare riferimento anche alla nostra terra. Ripeto le parole di Papa Francesco che ha rivolto ai grandi della terra che erano in conferenza alla Bicocca di Milano qualche settimana fa a fare le prove generali dell'Expo, quando il Papa ha dichiarato che Dio perdona sempre. Noi uomini qualche volta, la terra non perdona mai. Ecco, allora una delle pesti che oggi ci sono credo che siano anche da riferirsi alla mancanza di rispetto l'uno con l'altro, quindi tra le persone, ma anche la mancanza di rispetto che l'uomo ha nei confronti della madre terra. E allora il messaggio che penso si debba mantenere vivo proprio alla luce del prossimo evento dell'Expo, che non diventi solamente una vetrina e che non sia solamente uno slogan, quello, il tema dell'Expo di quest'anno 2015 che si aprirà a Milano tra 40 giorni, nutrire il pianeta, energia per la vita, di non perdere di vista quello che è il messaggio più vero, e cioè che il cibo è indispensabile all'uomo,
e quindi a tutti gli uomini, non solamente a quelli dei paesi ricchi che mangiano a dismisura, stanno male, poi devono pure spendere i soldi per curarsi per questa loro obesità, quando poi ci sono milioni di persone che invece non hanno neanche di che nutrirsi. Questo è un po' uno scandalo dei nostri giorni ed è un'altra pestilenza.